Ciao a tutti, oggi prepareremo le cosce di pollo con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono patate, cosce di pollo, carote, olio, sedano, scalogno, vino bianco, acqua, pomodorini, farina, sale, pepe, salvia, rosmarino e timo. Diamo il via alla ricetta. Momentaneamente andiamo a mettere da parte le patate che poi cucineremo a baroma. Mettiamo all'interno del boccale le carote, lo scalogno e il sedano e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale il nostro trito. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. Gradi, velocità 3. Adesso andiamo a infarinare le cosce di pollo. Per le persone intolleranti al glutine possono utilizzare o farina di riso o la maizena. Dopo aver infarinato le cosce, le andiamo a posizionare all'interno del boccale. Le cosce si presenteranno così all'interno del boccale. Adesso aggiungiamo i pomodorini. La salvia, il sale, il pepe, il timo e il rosmarino. E facciamo cuocere il tutto per 5 minuti a 120 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il vino dal foro del coperchio e facciamo sfumare senza il misurino per 5 minuti a varoma, antiorario, velocità soft. Adesso versiamo l'acqua andiamo a riprendere le patate che abbiamo condito con sale, pepe e aromi andiamo a posizionare il varoma sopra il boccale chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 30 minuti a 120 gradi. Temperatura varoma, antiorario,
velocità soft. Il pollo e le patate sono pronte. Andiamo a impiattare. Cosce di pollo con patate. Grazie e alla prossima ricetta.